Io voglio dare subito il benvenuto al Ministro Antonio Tagliani e ringraziarlo per la sua presenza qui a Esperienza Europa in occasione delle celebrazioni per la festa dell'Europa. Oggi presentiamo uno studio molto importante per il Parlamento europeo e do subito la parola al nostro moderatore Paolo Valentino, c'è anche con noi il coordinatore e autore dello studio Lauro Pannella. Grazie mille e grazie anche a tutti i ragazzi dell'Università di Roma Tre. Buongiorno, cerchiamo di essere eh, brevissimi per dare quanto più spazio possibile all'Europanella e soprattutto al Ministro che ci dovrà lasciare abbastanza presto. No, io volevo fare una brevissima considerazione. L'altra sera mi trovavo a Berlino ad, una, uh, ad un evento con l'ex Presidente americano Barack Obama e di tutte le cose che lui ha detto uh, una mi è rimasta particolarmente in testa. Lui ha detto a un certo momento che esiste ormai una struttura uh, mediale eh, tale per la quale non, eh, non riusciamo più a essere d'accordo neppure sui fatti basilari nel senso che il cocktail di fake news trolls di, di, di notizie analizzate in modo cattivo eh, rende appunto quasi impossibile mettersi d'accordo sui fatti di base. Ecco, io credo che lo studio del Parlamento europeo, eh, che è dell'unità di, 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 di analisi e di ricerca del Parlamento europeo guidata da eh, Lauro Panella, è esattamente uno di quegli strumenti di cui noi abbiamo bisogno proprio per poter metterci d'accordo sulla verità e quindi a partire da quella soprattutto in vista della campagna elettorale del, per le elezioni del Parlamento per le elezioni europee del 2024 riuscire a eh, portare in Europa un tipo di, eh, di narrazione che si basi appunto su fatti accertati contro e al di là di tutte le menzogne o le distorsioni che vengono fatte appunto su quanto l'Europa eh, incida nella, eh, eh, nella vita di tutti noi. E detto questo, proprio eh, eh, parlando dello studio, do la parola a Lauro Panella perché ci spieghi in... in Grande sintesi, in grandissima, forse ancora più di quella che ti ho costretto a fare quando abbiamo lavorato per fare il pezzo sul Corriere della Sera. Grazie. Eh, grazie mille Paolo, eh, buongiorno, ringrazio tutti i partecipanti, quelli che ci stanno ascoltando online eh, e ringrazio il Presidente eh, Tajani per eh, la sua presenza. Cercherò di essere sintetico. Noi siamo partiti da un concetto che in realtà non ci siamo inventati noi. Il costo delle non Europa fu un concetto sviluppato negli anni Ottanta con il famoso rapporto Cecchini. Praticamente l'idea è andare a vedere tutte le opportunità non ancora sviluppate che potremmo avere se facessimo più Europa nei vari settori. Quindi se ci fosse un'azione Europa ancora più forte nel mercato interno, sulla difesa, l'energia, il digitale e quant'altro. Non ci siamo inventati neanche le polisi perché noi abbiamo preso tutto quello che il Parlamento europeo a partire dal 2019, quindi questo mandato, ha detto nelle varie polisi. Se facessimo questo, quest'altro, quest'altro. E noi abbiamo detto: vabbè, facciamo un arco temporale di 10 anni, poniamoci al 2032, se tutte le politiche che il Parlamento europeo ha chiesto, e ne abbiamo analizzate 50 si realizzassero e quindi c'è bisogno di tempo perché le cose si mettano a regime, quanti guadagni otterremmo? E il numero finale è di 2.800 miliardi di euro in più di PIL se queste 50 politiche fossero realizzate secondo le indicazioni date dal Parlamento europeo. Riguardano il mercato interno, riguardano l'energia, il digitale, la difesa. L'iguaglianza di genere, mercato del lavoro, politiche internazionali e sanità, per fare una sintesi molto veloce. Tre esempi. Primo, sui trasporti. Se noi riuscissimo ad avere interconnessioni ferroviarie più forti avremmo vantaggi di oltre 100 miliardi. Secondo, mercato interno. Se noi riuscissimo ad avere armonizzazioni leg legali, legislative tra Stati membri, per cui un'impresa riesce a commerciare con un'altra impresa in un altro paese, sempre all'interno dell'Unione, in modo molto più semplice, avremmo vantaggi di oltre 400 miliardi di euro. Infine, la difesa, per esempio, se noi riuscissimo a ridurre le sovrapposizioni, ad avere una difesa coordinata, almeno per gli aspetti di ricerca e di appalti, Unificati, riusciremo ad avere vantaggi tra i 50 e i 70 miliardi. Non sempre il vantaggio si evidenza in più soldi all'Unione Europea. In alcuni casi è una questione semplicemente legislativa, regolamentare, uniformare i regolamenti tra Stati membri. Altre volte si genererebbero semplicemente i vantaggi, sono dei risparmi, come nel caso della difesa, per esempio. Altre volte c'è bisogno di più risorse come nel caso di Next Generation. Concludo sull'esempio più evidente, durante la crisi Covid gli acquisti comuni di vaccini hanno consentito un prezzo omogeneo per tutti gli stati membri, un approvvigionamento per tutti i cittadini nelle stesse condizioni e quindi questo è un vantaggio evidente dello stare insieme. Grazie e passo la parola adesso di nuovo a Paolo. Grazie, grazie Lauro. Um, ecco, uh, io credo che Antonio Tajani sia nella um, migliore posizione per poter dare un giudizio, avendo, uh, diciamo, nella sua lunga esperienza europea, eh, come si dice nel baseball americano, coperto tutte le basi. Quindi è stato, è stato Presidente del Parlamento europeo, è stato due volte Commissario, adesso è passato dall'altra parte della barricata, nel senso che è diventato Ministro nella posizione più difficile, ma anche quella più, diciamo, con maggiore capacità di plasmare, anche se noi diciamo ci auspichiamo che in lui prevalgano i, i, i better angels, eh, i migliori angeli della sua, del suo profilo europeo, quelli comunitari su quelli intergovernativi, però ecco, uh, eh, la prima domanda che vorrei fare su questo piano, uh, che cosa è fattibile di questo piano, qual è il suo giudizio e soprattutto che cosa è, 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 è operativamente fattibile, che cosa è realistico di questo piano? Ma, eh, Lauro Panella ha descritto in maniera perfetta quello che può accadere. Io condivido al 100% i contenuti dello studio perché ritengo che l'Europa sia una grande opportunità anche dal punto di vista economico. Abbiamo visto che la Gran Bretagna dopo Brexit insomma, comincia a riflettere sui costi e benefici, sono più i costi che i benefici. Da un punto di vista meramente di interesse del cittadino e dell'economia, procedere in una direzione di maggiore integrazione significa poter risparmiare o guadagnare di più a seconda. Però, certamente, da un punto di vista economico, questo è assolutamente positivo e va fatto. Cosa si può fare di tutte queste cose? Io credo che dipenda molto dalle scelte di tutti quanti noi. Il mercato interno, secondo me, può essere integrato e rinforzato e si va nella giusta direzione anche pensando all'allargamento all'Ucraina e agli altri paesi candidati. Anche dal punto di vista... Del business, diciamo 220 miliardi oggi per le imprese italiane sono tanti, ma pensate se si allarga ai Balcani, si allarga all'Ucraina, a quanto può aumentare, cioè arriveremo ben oltre i 300 miliardi di business per le nostre imprese. L'altro discorso importante, anche da un punto di vista politico, lo dico anche da Ministro degli Esteri, è quello della difesa unica europea. Noi spendiamo tanto come europei, ma eh, gli effetti di questa spesa sono sicuramente inferiori a quelli di altre realtà perché come diceva giustamente Laura ci stanno tanti doppioni. Faccio un esempio: durante la guerra in Bosnia le truppe della Nato utilizzavano i carri armati Leopard, li utilizzavano l'Italia e la Germania, però pur essendo apparentemente uguali questi carri armati non potevano entrare in contatto fra di loro perché i sistemi tecnologici erano diversi. Questo significa spendere di più, coordinarsi peggio e significa anche contare di meno, perché, perché una difesa unica europea non è soltanto un fatto economico, sì, a lungo termine si risparmia, forse si investe di più ma si risparmia. È un messaggio al mondo che c'è una politica estera dell'Europa. Perché senza, si diceva nell'Ottocento, se non si batte bandiera, non si fa politica estera. Cioè come fai a fare una missione di pace? Come fai a intervenire se c'è so, a protezione delle frontiere eh, in caso di, di guerra come sta accadendo, come è accaduto? Servirebbe una forza di intervento rapido oggi. Il primo passo è molto limitato a poche migliaia di uomini, servirebbero decine, centinaia di migliaia di uomini per avere forze di pronto intervento o di peacekeeping o peace enforcing in giro per il mondo di lotta contro il terrorismo. Guardate quello che fanno anche i paesi occidentali, ma poi se vogliamo veramente essere protagonisti anche all'interno della NATO e avere un riequilibrio Stati Uniti europa dobbiamo avere una forza maggiore all'interno della nato questo non significa essere guerrafondai le forze armate fanno tante cose nel mondo non è che fanno eh, le guerre anzi normalmente sono più eh, pacifisti e meno guerrafondai militari a volte dei, dei, dei politici che decidono di fare eh, le guerre però questo significa avere una visione strategica la transizione Energetico. Io sono sempre stato molto critico su una transizione eh, energetica senza limiti, eh, ideologica, però ritengo che la green economy rappresenti una grande opportunità anche per le nostre industrie e per la nostra agricoltura. Certamente dobbiamo scrivere le regole insieme all'agricoltura e all'industria perché se scriviamo delle regole senza ascoltarli, poniamo degli obiettivi che non possono essere raggiunti e rischiamo di avere l'effetto opposto, cioè la delocalizzazione in paesi dove non ci sono regole di tanti comparti industriali. Quindi però da un punto di vista economico, se c'è saggezza, la green economy può rappresentare una vera opportunità di crescita. Ecco il Parlamento europeo non è che dice sempre cose e eh, non sbaglia mai, sì, sbaglia anche il Parlamento europeo, però complessivamente ha ragione settore dei trasporti. Io credo molto e mi sono battuto quando ero parlamentare europeo per il trasporto intermodale, che vuol dire il collegamento tra diversi sistemi di trasporto, cielo, mare, eh, terra, ferrovia, eh, strada, perché questo permette di competere, permette anche di risparmiare e anche di inquinare di meno. Ma pensiamo, non lo so, eh, visto che Carlo Corazza era un grande sostenitore insieme a me dell'aeroporto di Comiso, facciamo così, ma per arrivare all'aeroporto di Comiso eh, ci sono delle strade che sembrano delle mulattiere, cioè, quindi un aeroporto se porta i turisti, poi anche le imprese di quell'area, cioè, come si va a fare trasporto intermodale tra aereo e, e camion e tir? Pensiamo, il porto di Ancona è un porto di una regione molto industrializzata, però non può esportare i propri prodotti con grandi portacontainer perché il porto pesca poco e allora mi devono portare, caricare sui container, più container, cioè più navi porta container, andare fino al porto di Gioia Tauro, ricambiare porta container, mettere porta container più grande che ne so esportare in America Latina o non lo so in Australia e Nuova Zelanda. Eh, questo significa eh, il trasporto intermodale. Questo significa modernizzare e questo significa poi alla fine eh, risparmiare e più lo si fa a livello europeo, meglio è. Più c'è interconnessione anche a livello europeo, più c'è competitività, più c'è eh, crescita. Questo eh, è assolutamente... Avere anche dei campioni europei a livello industriale significa poter investire meglio insieme e quindi anche, eh, al fine, spendere di meno. Perché più c'è coordinamento, più si lavora a livello europeo, meglio è. Questo, ripeto, non significa... Rinunciare alla propria identità. Si è europei perché si è italiani, si è europei perché si è francesi, si è europei perché si è tedeschi. C'è un minimo comune denominatore, però da un punto di vista economico condivido al 100% quello che ha scritto eh, Lauro Panella. Grazie, signor Ministro. Io avrei due domande più di stretta attualità. Eh, entrando, una delle cose che le sono state chieste è stata. Eh, è stato il tema della Francia ovviamente, la domanda era abbiamo fatto pace con la Francia ma io vorrei legare questa domanda um, a, una, a una notizia che è di oggi e cioè dire il governo tedesco ha annunciato che ehm, una iniziativa per rilanciare eh, il, la cooperazione con la Germania all'interno delle cose previste dal trattato dell'Eliseo eh, introducendo per esempio una cosa che finora non si era mai fatta, delle eh, clausure periodiche semestrali dei due governi che si, mh, mh, si isolano diciamo, in una località e parlano delle cose comuni, delle, anche dei dissensi, ricordiamoci che tra mh, Francia e Germania. Esistono delle divergenze di opinione e di posizione che spesso anche sono molto più profonde di quelle che esistono tra Italia e Francia. Eppure nonostante questo c'è questo sforzo, se vogliamo, di eh, attivare, di rendere operativa eh, questa, eh, questa intesa. Ecco, mi chiedo io, visto che anche noi abbiamo trattato con la Francia, il trattato del Quirinale, perché non eh, diciamo... Eh, agire su queste linee e quindi anche noi, eh, anche sulla base delle, delle divergenze che esistono, in realtà intensificare un lavoro di cooperazione che ci permetta di anche di evitare poi episodi come quelli che sono successi. Dov ovviamente atteggiamento inaccettabile, lei ha, ha perfettamente ragione, ha avuto perfettamente, eh, è stato assolutamente giusto reagire in quel modo, però perché non rilanciare anche su questo piano? prendendo atto delle divergenze ma lavorando per superarle all'interno dei, dei quadri istituzionali che abbiamo e che sono molto avanzati. Ma io sono assolutamente d'accordo, tant'è che stavo per imbarcarmi a Firenze, dopo aver parlato agli Stati dell'Unione, per andare a Parigi, per affrontare i temi sui su quali siamo d'accordo, quelli non siamo d'accordo, con il Ministro degli Esteri. Ma un conto è la divergenza, un conto è l'insulto. Io posso non essere... D'accordo con eh, un tuo articolo e dire: Beh, non sono d'accordo, un conto è dirti tre insulti che dire, va un po' al di là del, del dire: 'Non sono d'accordo'. Si poteva dire la stessa cosa dicendo: 'Non, so, non siamo d'accordo' con la politica migratoria italiana. Ma dire che l'Italia è incapace, che noi siamo condizionati dalla Le Pen, siamo agli ordini della Le Pen, mi sembra cioè, eh, detto più volte. Il Presidente del Consiglio, i ministri, il governo, l'Italia. Eh, eh, quindi c'è stata un'aggressione, forse dettata da motivi di politica interna. Però un ministro deve sempre, come posso dire, eh, contare fino a dieci prima di dire delle frasi che possono offendere altri paesi. Io sono il più eh, filo francese di tutti, ho imparato prima a parlare francese e poi italiano. Sono arrivato a Parigi che avevo sei mesi. Mio padre era militare, la nato all'epoca, stava a Parigi, quindi figuriamoci se eh, come posso dire. Non comprendo le ragioni francesi e non conosco i sentimenti dei francesi, però sono ministro degli esteri della Repubblica Italiana, non posso permettere che un ministro insulti l'Italia. Si può non essere d'accordo, assolutamente sì, ma eh, est modus eh, in rebus, quindi mh, credo che abbiano capito tutti anche le parole del mh, primo ministro, le parole del ministro eh, Colonna, insomma vado nella direzione di... Re. Abbiamo capito che è stato commesso un errore, insomma, come dire, non la pensiamo alla stessa maniera e questo, certamente, è un fatto positivo. Io sono convinto che poi si risolverà tutto, ma un incidente di percorso non può però passare inosservato quando c'è un'offesa all'Italia. Grazie. L'altro tema, signor Ministro, è questo. Il 4 maggio scorso. Un gruppo di nove paesi europei, che si è autodefinito il gruppo degli amici e di cui fanno parte la Germania, che è stata, diciamo, che ha avviato l'iniziativa, ha lanciato l'iniziativa, l'Italia, la Francia, il Belgio, la Finlandia, la Spagna, il Lussemburgo, l'Olanda e la Slovenia, ha lanciato un appello per. Um, ampliare l'uso del voto a maggioranza quantomeno sui temi di eh, politica estera e difesa. Noi sappiamo che è il cosiddetto santo graal, se vogliamo, dell'ulteriore dell sviluppo dell'integrazione europea perché eh, l'unanimità ci ha spesso bloccati, ci ha spesso imp impedito di andare avanti su molti temi. Eh, sappiamo che ci sono resistenze forti da parte dei paesi dell'Europa Centro-Orientale, in particolare della Polonia, ma anche dei paesi in genere quelli più piccoli. Eh, e, sappia e sappiamo che è un passaggio a Nord-Ovest senza il quale difficilmente l'Unione Europea riuscirà a, eh, diciamo, eh, avviare, eh, a rilanciare diciamo, il suo processo di integrazione. Eh, qualcuno potrebbe anche osservare che è curioso che un'iniziativa del genere, che in genere queste tipi di iniziative vengono da paesi più piccoli di minoranza che non riescono a far passare una proposta, e allora agitano questa cosa e si costituiscono in un gruppo di, di, in un gruppo di amici. Questa volta il gruppo di amici è fatto dai quattro paesi leader dell'Unione Europea, dalle quattro maggiori economie, eh, dai, dal gruppo dei paesi fondatori del Benelux, quindi ha un suo peso economico e peso politico specifico molto molto alto. Ma la mia domanda è eh, con quanta convinzione l'Italia vi ha aderito e cosa realisticamente, dove, dove può andare un'iniziativa del genere? Beh, quando eh, si decide di avviare un'iniziativa politica è giusto eh, farlo e, e cercare di arrivare eh, all'obiettivo finale. La posizione mia è sempre stata a favore della scelta di un voto a maggioranza qualificata, quindi è ridurre eh, gli spazi del voto all'unanimità perché questi rischiano di bloccare il processo europeo. Devo dire anche dal punto di vista politico, il mio partito è sempre è stato assolutamente favorevole a questa posizione non è un caso che nel ormai famoso intervento di Berlusconi di sabato uno dei punti chiave sulla politica estera sia stato proprio quello di insistere sul voto a maggioranza qualificata, quindi direi ha parlato come ex primo ministro, come ministro degli esteri, come leader di partito e credo che sia giusto andare in quella direzione perché è quella che permette all'Europa di poter contare di più. Eh, Un'ultima domanda, lei ha appena visto, ha appena avuto un incontro con, eh, i, con i suoi colleghi dei paesi africani. Sì, con tutto, tutti gli ambasciatori africani con stamattina. gli ambasciatori africani. Eh, immagino che avrete anche parlato di una, del suo vecchio. Pallino, eh, anche di, che, di uno dei progetti che fanno parte del programma del nuovo governo, che è il cosiddetto Piano Mattei per il Nord Africa. Quali sono realisticamente le chance che si possa arrivare a un piano del genere? Ma io vorrei che il Piano Mattei fosse parte di un grande piano Marshall, cioè l'Italia può fare la sua parte, vogliamo farlo, lo faremo come governo italiano, l'ho ribadito oggi a tutti gli ambasciatori in vista anche del vertice Italia-Africa che si farà in autunno dopo il grande vertice sulla sicurezza alimentare che si svolgerà organizzato dalla FAO proprio qui a Roma, ma noi vogliamo far sì che tutta l'Europa venga coinvolta in un'azione verso l'Africa, perché se vogliamo risolvere il problema dell'immigrazione, della lotta al terrorismo, e a tutti i mali che all'Africa serve un forte investimento per favorire la crescita di quel continente. O lo fa l'Europa o rischiamo che lo faccia la Cina e, il, e la Russia, che hanno interessi assolutamente divergenti e a volte sono anche visioni neocoloniali che noi rigettiamo in assoluto. Io devo scappare che cioè non posso il arrivare dopo Europa. Mattarella al Senato. Ma quindi noi domanda Una domanda, una per che... domanda perché per se sennò... no. Continuiamo con le domande. De... Una domanda, sì. Una domanda. Grazie. E, buongiorno, io le volevo chiedere in che modo il Next Generation EU e la fruzione di fondi aggiuntivi per la programmazione di politiche pubbliche a livello europeo possono essere portati a frutto nel contesto italiano e anche nel panorama generale degli Stati membri. Grazie. Ma Il Next Generation EU, il Recovery Fund, è stato un grande salto di qualità, un cambio di politica di un'Europa che era stata per tanti anni, con la crisi di Lehman Brothers nel 2008, un'Europa del rigore, è diventata l'Europa della solidarietà. Ora bisogna implementare, cioè trasformare in azioni concrete il Recovery Plan, in Italia c'è il PNRR. Abbiamo detto fin dall'inizio che bisognava l'Europanella se lo ricorda, eh, che bisognava essere flessibili perché era stato scelto, deciso, quando era ancora in corso la crisi del coronavirus non si sapeva come sarebbe finita. Poi c'è stata la crisi provocata dalla guerra in Ucraina, quindi la flessibilità è inevitabile, la Commissione europea se ne è accorta, ma ritengo che sia utilissimo per l'Italia e per l'Europa per modernizzare i nostri paesi e andare nella direzione di una europeizzazione, anche penso al sistema dei trasporti, tutto collegato. Questo permetterebbe certamente di fare anche eh, risparmiare qualche decina di milioni di euro, quindi se lo facciamo tutti insieme in Europa, non c'è soltanto l'Italia, noi siamo molto concentrati sul dibattito italiano, ma il recovery plan è utilizzato in tutta Europa, ma io credo che eh, debba essere fatto con un dialogo forte con eh, Bruxelles, a volte i progetti possono cambiare, eh, non stravolgere il recovery plan, ma eh, aggiustarlo, cambiarlo secondo le, le necessità e secondo... Eh, dove sono cadute le macerie della crisi, perché se si pensava che cadessero da una parte e invece sono cadute dall'altra, bisogna intervenire nella giusta direzione, ma credo che sia una grande opportunità che debba essere sfruttata dall'Italia e da tutti i paesi dell'Unione Europea. Vabbè, noi ringraziamo Antonio Tajani, il ministro degli esteri, per essere stato qui con noi, adesso noi continuiamo. Grazie. Bene, continuiamo con qualche domanda all'autore dello studio. Prego. Sì, buongiorno. E riguardo, volevo fare una domanda inerente alla PESC, di cui parlava anche prima il Ministro. Volevo chiedere l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune quale incidenza ha? E sul ruolo dell'Unione Europea e degli Stati membri nell'attuale situazione eh, internazionale, del panorama internazionale. Grazie. S sì, se ci sono più domande, così poi si risponde di volta in volta. Prego. Potrebbe venire anche più avanti, ragazzi. Buongiorno, e la domanda era, la questione della decrescita demografica assume oggi una dimensione transnazionale nella misura in cui accomuna diversi Stati membri dell'Unione Europea. Lo sviluppo di una politica sociale comune potrebbe favorire un miglioramento delle condizioni attuali al fine di garantire il godimento effettivo di diritti sociali ed economici dell'Unione Europea? Allora la domanda era, mh, già nel 1950 si parlava e si cercò di istituire la uh, Comunità Europea di Difesa, purtroppo fallita per questioni politiche. Ad oggi anche considerato l'importante ruolo della Nato, l'istituzione di un corpo di difesa dell'Unione potrebbe essere valutato come strumento anti-integrazionista tra gli Stati membri, oltre che riconoscere maggiore indipendenza all'Unione Europea. Grazie. Okay. Grazie. Um, facciamo così. Prima siamo andati un po' rapidi nella presentazione iniziale per dare giustamente spazio alla, al Presidente Tajani. Ben sul corriere, non dire... Possiamo rimettere le slides? Chiediamo alla regia di rimettere le slide, perfetto. Siete su Anza e sul Corriere. Ok, se perché, uh, ok, andiamo avanti. Ok, um, andiamo avanti. La prossima slide. Ah, ecco, si può fare così. Allora, questa, qui noi vediamo i vantaggi che abbiamo calcolato. Attualmente il PIL dell'Unione ha 27 stati membri e di 15 miliardi, 15 trilioni, 15 mila miliardi di euro. La linea nera che prosegue fino al 2032 è come andrà il PIL se non facciamo niente, se rimane tutto tale e quale. Ed è la crescita stimata dalle grandi agenzie Fondo Monetario Internazionale, Ox, a, a scenario costante. Quindi c'è un aumento di circa 1,3% all'anno e arriviamo a quasi 17 trilioni. 17 mila miliardi. La parte tratteggiata che ci porta quasi a 20 trilioni-20.000 miliardi è. L'aggiunta che noi riusciremo ad avere se facessimo le policy che abbiamo studiato, su cui il Parlamento si è espresso. Ovviamente è una crescita che eh, noi abbiamo ipotizzato al 2032, semplicemente per dare un arco temporale sufficiente a tutte le policy per potersi realmente implementare nell'ambito delle attività economiche di tutti gli Stati membri. Non tutto si fa velocemente: alcune polisi richiedono più tempo, altre ci mettono un po' meno tempo e quindi, diciamo, nell'arco di dieci anni tutti i vantaggi potrebbero essere effettivamente fruibili. E quindi avremo alla fine un vantaggio di quasi 2.800 miliardi di euro all'anno a partire dal 2032. Questo qui. La linea tratteggiata frammentazione noi l'abbiamo aggiunta per far capire cosa. Qual è il prezzo da pagare se si rompe il mercato interno? Voi vi ricordate per esempio che all'inizio della crisi Covid alcuni stati chiesero di poter mettere delle frontiere interne all'interno dell'Unione Europea, che ne so, Austria con l'Italia, per esempio, perché si diceva che questo ci deve aiutare a fermare la diffusione del virus. A livello europeo questo è stato un elemento di forte discussione perché metteva in discussione quello che era uno dei principi cardini dell'Unione, ovvero la libertà di movimento tra paesi. Se noi rimettessimo le barriere, il prezzo da pagare sarebbe enorme. Il eh, Presidente Tajani ricordava che l'Italia esporta verso gli altri paesi dell'Unione europea beni e servizi per un totale annuale di quasi 240 miliardi di euro all'anno. Immaginate il costo economico che la sola Italia pagherebbe da frontiere rimesse al Brennero, a 20 miglia o in altri posti e questo vale anche per tutti gli altri stati membri. Quindi noi avremo un crollo iniziale, poi ovviamente piano piano l'economia si riadatta, però ritorneremo fra dieci anni dove siamo oggi. Questi qua sono più o meno i vantaggi che avremmo per ogni grande macroarea. Nello studio che eh, trovate su questa pagina qui del Parlamento europeo, anche in italiano, c'è cioè una versione eh, riassuntiva in tutte le lingue, la versione madre dello studio è in inglese, sono spiegate un po' che tipi di analisi abbiamo fatto, come siamo riusciti ad ottenere i risultati che presentiamo e più o meno quali sono le ragioni che ci portano a questa slide. Perché il cubo? Il cubo è semplicemente un modo abbastanza... Grafico per illustrare la complessità del disegnare una policy. Una policy è un'intersecazione di vari impatti, di vari argomenti, di varie decisioni e per riuscire a ottenere il quadro giusto tutto si deve incastrare bene. Non è semplicemente una decisione che può condurre a determinati impatti, è un insieme. Di eh, politiche che tra di loro si devono tenere e quindi la costruzione europea non può andare solo in una direzione o in un'altra direzione, si deve muovere tutte insieme. E qui abbiamo tutta una serie di punti. Il primo punto è il principio di sussidiarietà e il principio di proporzionalità. Che cos'è il principio di sussidiarietà? È nel trattato. Il principio di sussidiarietà obbliga l'Unione Europea a tenere conto, quando si fa una politica, una decisione europea, se è conveniente prendere quella decisione a livello europeo oppure quell'azione è giusto che rimanga nel mani degli Stati membri. Quindi noi dobbiamo giustificare perché pensiamo che sia più efficiente farla a livello Unione piuttosto che lasciare le cose come stanno e quindi competenza degli Stati membri. E qual è l'elemento cardine di questa riflessione? È il punto 2, principio di eterogeneità verso omogeneità. Per capirci, laddove i problemi sono comuni tra tutti gli Stati membri, è evidente che si possono sfruttare meglio le economie di scala, le esternalità positive, gli spillover positivi perché un'azione fatta a livello europeo più o meno va a sanare problematiche comuni. Non ci sono rischi che quell'azione ha un impatto positivo in uno Stato e un impatto negativo in un altro Stato, perché le problematiche sono omogenee. Laddove siamo in presenza di... Settori in cui l'eterogeneità è molto forte tra gli Stati, in cui c'è una differenziazione delle problematiche che è, rende difficile la risoluzione con una singola policy uguale per tutti, perché avrebbe impatti diversi a secondo di come è il problema nello Stato membro, allora lì siamo in presenza di un settore in cui non necessariamente l'azione europea ha un vantaggio. E quindi lì bisogna effettivamente considerare che forse l'azione degli Stati membri è più efficiente nei confronti di un'azione europea. Quindi non è sempre vero che lo Stato membro è inefficiente, così come non è sempre vero che l'Unione europea è efficiente o non efficiente. Dipende dai settori in cui l'azione avviene. Noi abbiamo nel nostro studio analizzato le, uh, le implicazioni economiche, ma le implicazioni economiche, come diceva anche il Presidente Tajani, sono una condizione necessaria ma non sufficiente. Perché? Perché ovviamente poi c'è il piano superiore della decisione politica, che riguarda anche altri elementi che vengono presi in considerazione. Non solo la questione economica di cui si occupa lo studio, noi non ci occupiamo di considerazioni di ordine politico, di considerazioni di ordine eh, diplomatico, noi utilizziamo modelli econometrici per stimare i vantaggi economici di un'azione collettiva che coinvolge 500-450 milioni di cittadini, consumatori, imprese e quant'altro. Quindi andiamo a vedere dove sono i problemi per i vari settori che abbiamo analizzato, quali sono le policy che potrebbero rendere il sistema più efficiente. Ovviamente non, non andiamo al di là di questo perché questo riguarda un, uh, un ambito che non è direttamente legato alle nostre competenze. Faccio un esempio. Sono o no le attuali uh, istituzioni europee uh, titolarizzate per prendere decisioni che riguardano più integrazione. E quindi in che misura, punto che si poneva prima, bisogna o no discutere il voto a maggioranza versus voto all'unanimità? La rappresentatività democratica. Il principio di fiducia tra gli stati membri. Ovviamente, per esempio, una difesa comune comporta una grossa fiducia tra gli stati. Quindi questo non ha niente a che vedere con le semplici implicazioni economiche che pure ci sono e che noi dimostriamo esserci in tanti settori. Per rispondere alle tre domande sulla sicurezza, politica estera, io ho cercato di rispondere adesso. Noi non entriamo in argomenti di tipo politico, di considerazione di tipo politico, ma ci soffermiamo a quelli che sono i vantaggi. Chiaramente anche nell'ambito della sicurezza, se, se riusciamo a mettere in comune i sistemi di... Ehm, come dire, di monitoraggio e di quant'altro, di problematiche anche legate alla sicurezza, questo si può fare perché è un problema omogeneo su tutto il territorio dell'Unione. Per quanto riguarda la, crescita demografica, la decrescita demografica e i diritti sociali, allora noi sulla decrescita non ci siamo soffermati, però da economista posso sicuramente dirvi che è un problema reale. Un continente che invecchia sarà un continente che avrà difficoltà a produrre una ricchezza tale per poter permettersi quello che oggi è il livello di tenore di vita che abbiamo. Noi andremo incontro a costi sanitari che aumentano, andremo incontro a costi pensionistici che aumentano. Quindi abbiamo bisogno che il sistema economico riproduca una ricchezza tale da poter tenere in piedi tutto questo. Nel nostro studio per quanto riguarda i diritti sociali noi ci siamo soffermati, e dico questo, noi abbiamo analizzato 50 polisi. Ci sono vantaggi che possono derivare anche in altre polisi. Non è che siccome noi non le abbiamo analizzate non ci sono vantaggi nelle altre polisi. Semplicemente noi abbiamo seguito la linea delle indicazioni fornite dal Parlamento europeo. Ci sono stati i dibattiti, ci sono stati dei voti, delle risoluzioni, dei rapporti in cui il Parlamento è stato espressivo nei confronti di determinate politiche. E noi abbiamo preso spunto da quello. Non ci siamo inventati noi, ma se facessimo questo in questa azione, abbiamo visto quello che il Parlamento ha deliberato o ha cercato di deliberare. E quindi ci siamo attenuti a quello per proiettare nell'arco di dieci anni gli impatti se quella cosa si facesse. Ovviamente questo non toglie che ci sono altri spazi, altre politiche sulle dinamiche sociali. Le dinamiche sociali sono tantissime. Faccio un esempio. Noi abbiamo preso degli studi realizzati dall'Istituto Europeo che si occupa della disparità di genere semplicemente prendendo l'aspetto del gender pay gap, ovvero la differenza di salario rispetto a un uomo e una donna che fanno lo stesso lavoro, che è enorme, purtroppo. Se noi rimettessimo semplicemente in linea questo aspetto per cui i salari diventano uguali dappertutto in Europa, a parità di condizioni, a parità di lavoro fatto tra uomini e donne, noi avremo vantaggi che vanno quasi a 150 miliardi di euro addizionali all'anno, sempre a partire dal 2032. Quindi le dinamiche sono tante, come dicevo prima le cose si intersecano e eh, abbiamo tutta una serie di vantaggi che non necessariamente implicano spendere di più a livello europeo perché una delle cose che normalmente si dice è vabbè ma allora se facciamo queste cose a livello europeo vuol dire che dobbiamo avere più budget a livello europeo più bilancio a livello europeo questo è vero su alcune dinamiche tipo next generation è un fondo aggiuntivo a livello europeo rispetto al bilancio ordinario con cui noi abbiamo cercato di far fronte a, a una crisi che era quella generata con il Covid. Ci sono dei vantaggi che possono venire semplicemente risparmiando di più. Il caso della difesa, che si poneva prima, è un caso di risparmio. Pensate che oggi, se tutti gli Stati membri sommiamo le spese della difesa di ogni Stato, noi avremo, abbiamo una spesa accumulata a livello di Unione Europea che è più o meno analoga a quella della Cina e siamo i secondi nel mondo dopo gli Stati Uniti. Quindi più della Russia a livello aggregato. Come poi questo viene l'efficienza di tutto questo sistema è quello che spiegava prima il, il Ministro. Ci sono rischi di duplicazioni, ci sono rischi di interposizione, sovrapposizioni, che ovviamente è un sistema più unitario si riuscirebbe a eh, limitare e quindi ad ottenere dei risparmi. Ci sono dei vantaggi che sono vantaggi regolamentari, non, non abbiamo bisogno di eh, spendere di più. Che ne so, voi vi laureate in ingegneria, la vostra azienda vi manda a lavorare in un altro paese e c'è la difficoltà di riconoscibilità del vostro titolo di studio. Questo non è una questione di spesa, è una questione regolamentare idem per quanto riguarda le transizioni intraeuropee per l'IVA o per la questione delle tassazioni societarie. Quindi gli ambiti in cui si può generare più vantaggi a livello europeo sono tanti, per cui più Europa ha ancora... Mh, Un'enorme potenzialità di rendere il sistema economico più efficiente a beneficio di tutti. Se ci sono altre domande, Carlo, volevi dire qualcosa tu? No, assolutamente, volevo. Davvero ringraziarvi, te due, fare i complimenti a te per come hai condotto la giornata di oggi, a Lauro per questo bellissimo studio che sarà il nostro cavallo di battaglia per cercare di convincere l'opinione pubblica in vista delle prossime elezioni che il vero dibattito è dare all'Unione Europea gli strumenti per far fronte alle crisi che abbiamo davanti. Vedete, noi negli ultimi anni abbiamo avuto tante crisi, la crisi bancaria, la crisi dei debiti sovrani, oggi abbiamo... La crisi dei flussi migratori, abbiamo dovuto affrontare la pandemia, c'è cioè la brutale aggressione russa all'Ucraina che ha peggiorato la crisi energetica. Tutte queste crisi siamo onesti, non le abbiamo sempre affrontate nel migliore dei modi, ma questo non per mancanza di buona volontà o di volontà politica, o non solo per questo, proprio perché siamo davanti a un edificio che non è completo. Noi abbiamo lavorato tanti anni con Antonio Tajani e lui usava questa metafora, quindi parlo a suo nome visto che è seduto andare prima: l'immagine di, un, di, 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 di una traversata di un fiume che non è completa, e dove ogni volta che c'è una piena appunto queste crisi si rischia di essere travolti. Quindi dobbiamo evitare di essere travolti dalla prossima crisi e cercare di darci i mezzi per, per affrontarla. Chiudo ricordando le parole della mia Presidente Roberta Mezzola che è stata, lo scorso 9 maggio ha chiuso i lavori della conferenza sul futuro dell'Europa. Ne avrete sentito parlare, una conferenza che il Parlamento ha voluto proprio per vedere quali riforme servivano. La Presidente ha detto chiaramente che il Parlamento europeo vuole un'agenda ambiziosa, che è quello che chiede questo studio per avere un'Europa più efficace e più democratica, ma non così per capriccio, perché è quello che ci chiedono i cittadini, tutti i cittadini che hanno partecipato alla conferenza sul futuro dell'Europa ci, ci hanno dato un unico messaggio, vogliamo un'Europa che funzioni e che risolva i nostri problemi. Oggi l'Europa può risolvere alcune cose, ma non altre, e quindi deve cambiare. Grazie. 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 E gli anima purtroppo, avendoci lavorato tanti anni sappiamo che è così, però no, sicuramente gli avrebbe fatto piacere parlare con voi. Grazie per la vostra attenzione.